Siano lodati Gesù e Maria. Da questo splendido Vangelo che oggi approfondiremo sperando di riuscire a coglierne le tantissime sfaccettature, si inserisce in una liturgia, quale quella di questa domenica, che intende farci riflettere sul primato e sull'importanza della preghiera. Il Vangelo esordisce mostrandoci Gesù in preghiera, ecco, tema che abbiamo cercato di approfondire nell'omelia di ieri sera della messa prevestiva, con Gesù che dà l'esempio di preghiera e quindi ci esorta anzitutto con la vita a pregare mostrandocene l'importanza. E poi da questo uno dei discepoli gli dice: Signore, insegnaci a pregare, e cominciano gli insegnamenti di Gesù. Il Vangelo è distinto in tre parti. Il Padre Nostro, nella versione di Luca, avrete fatto caso che è un pochino ristretta, un po' sincopata, presenta 5 petizioni anziché 7. Il motivo, secondo alcuni interpreti, non bisogna stare troppo a sottilizzare, però per San Luca il numero 5 è un numero fondamentale. Perché? Perché il Vangelo di Luca è il Vangelo di Cristo sofferente e misericordioso, è il Vangelo di Cristo crocifisso, perché San Luca prende in sé la predicazione di San Paolo. Gesù in croce, quante piaghe principali aveva? 5, perché ce n'ha 2 alle mani, 2 ai piedi e 1 al costato. E probabilmente lui incorpora il sia fatta la tua volontà nel venga il tuo regno e il liberaci dal male nel non abbandonarci alla tentazione per raggiungere questo numero che è tanto significativo nel suo Vangelo. Poi c'è la paraboletta dell'amico importuno e poi la spiegazione che vi sarà dato e l'immagine del pesce e della serpe, dell'uovo e dello scorpione e la conclusione. Andiamo con ordine. Parlando del Padre Nostro, riflettiamo soltanto su una cosa, perché quando Gesù insegna a pregare, San Paolo nelle sue lettere, San Paolo ricordiamo sempre che è l'ispiratore di San Luca, dice queste cose: dice, noi preghiamo, ma noi lo sappiamo che cosa sia giusto e buono domandare al Signore? Proviamo adesso a pensare un attimo in un istante di silenzio. Io quando prego, cosa gli chiedo al Signore? Perché Gesù la prima cosa che ha insegnato è il Padre Nostro per insegnarci cosa dobbiamo chiedere a Dio, attenzione, in ordine gerarchico, in ordine di importanza. Qual è la prima cosa che diciamo nel Padre Nostro? La prima domanda. Padre Nostro che sei nei cieli, qual è la prima cosa che diciamo? Sia santificato il tuo nome. Ma che significa sia santificato il tuo nome? Cioè, noi possiamo chiedere al Signore che sia reso santo il suo nome? Ma il nome di Dio secondo voi è santo da solo oppure devo farlo diventare santo io? Tra poco, prima della consacrazione, no? Dirò che noi ci uniamo agli angeli e ai santi cantando insieme la tua gloria. E che cantiamo? Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. Quindi Dio è santo, non è che ce lo faccio diventare io, se a me che chiedo Padre diventa santo, sia santificato il tuo nome. Attenzione, io dico, Padre, sia santificato il tuo nome in me, cioè che divento santo io. Allora, proviamo a chiederci, quando noi preghiamo a ruota libera, no? Perché noi quando diciamo il Padre Nostro, sia che ci pensiamo, sia che non ci pensiamo, la prima cosa che chiediamo a Dio è fammi diventare santo. Questa è la prima cosa. Ma quando io prego a ruota libera, come dicono a Roma, la prima cosa che chiedo a Dio, la cosa più importante, è che io diventi santo? Punto interrogativo. Pensiamoci, no? Quindi Sant'Agostino, commentando il Padre Nostro, diceva: quando ci rivolgiamo al Signore possiamo anche usare parole diverse, ma dobbiamo sempre chiedere le stesse cose. Veniamo alla parabola dell'amico importuno. A mezzanotte questo bussa e chiede 3 pani. I padri della Chiesa, che erano sempre molto profondi nella esegesi, dicono: perché a mezzanotte e cosa sono questi 3 pani? Perché a mezzanotte? Sapete che da questa paraboletta la Chiesa, fin da tempi antichissimi, ha cominciato a praticare la preghiera notturna, anche in forma ufficiale, perché nel breviario, che recitano i sacerdoti, le suore e i frati in convento e in monastero, c'è un'ora liturgica, un tempo si chiamava il mattutino, ora si chiama l'ufficio delle letture, il cui tempo di celebrazione proprio è mezzanotte. Tanto è vero che quando qui facciamo le veglie di tutta la notte, a mezzanotte in punto recitiamo l'ufficio delle letture, perché quella sarebbe proprio l'ora sua. Poi adesso la legge della Chiesa consente di recitarla a qualunque ora della giornata. Perché la preghiera di notte? Perché la preghiera di notte è una preghiera più forte, perché comporta il sacrificio di stare svegli. Voi sapete che in alcuni monasteri lo fanno ancora,
si svegliano la notte, interrompono il sonno, vanno in coro, pregano e tornano a dormire. Perché? Perché è un sacrificio, c'è anche un valore simbolico. La notte, sapete che simbolicamente simboleggia il regno del male, e la notte si fanno i peccati, mentre il male comanda, io lo fronteggio, lo combatto pregando il Signore che faccia grazia a me e al mondo. Questo è il valore della preghiera notturna. E questi tre pani cosa sono? Allora, non sono i pani che ci mangiamo comunemente. Voi sapete che nella scrittura il pane ricorre come simbologia di tre cose distinte. Ci arriviamo subito insieme. Torniamo alla prima domenica di Quaresima. Vi ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto? Più o meno. Prima tentazione: di che questa pietra diventi pane. La ricordate? Cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Primo significato del pane, primo pane, la parola di Dio. Signore, dammi la grazia di poter ascoltare la tua parola, dammi la grazia che ci sia qualcuno che me la insegni, che mi predichi, che mi parli di te. Perché questa è una cosa basilare, perché se io non conosco il Signore, non conosco la sua volontà, ha voglia di sia santificato il tuo nome, santo non ci diventerò mai. Seconda applicazione, secondo pane, sono tre, eh? Io sono il pane vivo disceso dal cielo, ha detto Gesù, o no? Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, quello che tra poco scende sull'altare. Se non mangiate la mia carne e il mio sangue, non avrete in voi la vita. L'Eucaristia, secondo pane. E il terzo, ce lo dice sempre il Vangelo di San Giovanni, e il discorso di Gesù con la Samaritana, alla fine del discorso arrivano i discepoli che avevano comprato il pane nel villaggio e gli dicono: Rabbi, mangia. E lui gli risponde: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Gli apostoli dicono: ma forse avrà già mangiato. E Gesù continua: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Terzo pane, dammi la grazia di poter fare sempre la tua volontà. Quindi la parola, l'Eucaristia e la volontà di Dio. Questo pane non nutre il nostro corpo, ma nutre la nostra anima. Noi dobbiamo nutrire certamente il nostro corpo mentre siamo qui, ma abbiamo attenzione a nutrire prima la nostra anima e poi il nostro corpo. Ecco la parabola dell'amico importuno. Poi ci sono altre simbologie. Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, la preghiera di richiesta, cercate e troverete. Nella preghiera noi incontriamo il Signore, nella preghiera profonda, se impariamo veramente a pregare, bussate e vi sarà aperto. Possiamo essere ammessi alla divina presenza. La preghiera vera è quella che ci mette in contatto personale con Gesù. E poi Gesù conclude: chi tra voi, se un figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Perché il pesce e perché la serpe? Vediamo un pochino. Il serpente chi simboleggia? Guardiamo qualche storia della Madonna. Sì, sì. Il diavolo. E il pesce chi simboleggia? Lo sapete chi simboleggia il pesce? Abbiamo detto recentemente in qualche pellegrinaggio. Avete visto nelle catacombe antiche ci sono i pesciolini stilizzati? Sapete perché ci sono i pesciolini stilizzati? Perché il pesce simboleggia il nostro Signore Gesù Cristo. Perché in greco pesce si dice ictius. L'acronimo di ictius, cioè prendere ciascuna delle lettere che compongono ictius, le metti in verticale, forma questa parola: Jesus Christos Theou Huios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Cioè, cosa chiediamo nella preghiera? Se tu gli chiedi un pesce, se tu nella preghiera dici: Signore, fammi stare in intimità con te, ma sicuramente non sarei abbandonato alle mani del demonio, no? E se gli chiedi un uovo, gli darà uno scorpione. Lo scorpione che ha il pungiglione che sette punte deve avere al creatore, chi simboleggia? Ha sempre il diavolo, secondo me. Vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni, Gesù nel Vangelo. E l'uovo chi simboleggia? Vediamo un po'. Piccola domanda, guardate. A Pasqua che vi mangiate? Vi mangiate forse l'uovo di Pasqua? Non troppo, sennò poi facciamo peccato di nuovo. Ve lo mangiate l'uovo di Pasqua a Pasqua o no? Ve lo mangiate? E perché si mangia l'uovo di Pasqua a Pasqua, secondo voi? Così, per sport, per bellezza. Perché l'uovo simboleggia Gesù, simboleggia non solo Gesù, simboleggia Gesù risorto, perché l'uovo ha forma circolare
E sapete che il cerchio, ancora adesso gli scienziati, il pi greco è un numero infinito, quindi quello che rappresenta il numero che moltiplicato per il diametro dovrebbe dare la circonferenza di un cerchio, quindi rappresenta l'infinito. Questo si mangia l'uovo di Pasqua, perché rappresenta, sapete che dentro l'uovo poi c'è quella cosa bellissima che è quel prodigio di vita, che è appunto l'uovo che viene dato dalla gallinella. Attraverso la preghiera incontrerai il Signore risorto e starai lontano dal pungiglione degli scorpioni. Il veleno dello scorpione è il peccato, che se lo pungi t'ammazza. E allora Gesù conclude, e noi concludiamo l'omelia: statemi a sentire, ma se voi, se un vostro figlio vi chiede delle cose che le sapete dare, attenzione, quanto più il Padre darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quindi sintetizza l'importanza della preghiera. Che serve la preghiera? Ad avere lo Spirito Santo. Se uno apre il catechismo, che cos'è lo Spirito Santo presente in noi? La grazia di Dio. Come faccio io a stare in grazia di Dio? L'antico catechismo di San Pio X, troppo frettolosamente messo in soffitta. Come si accresce e si conserva la grazia di Dio? Con la pratica dei sacramenti e con l'orazione. Allora Sant'Alfonso Maria de Liguori, commentando questa frase, diceva queste parole secche, un po' brutali, però dobbiamo pensarci: chi prega si salva, chi non prega si danna. E quel grande uomo di preghiera che è stato Padre Pio, San Pio da Pietrelcina del secolo scorso, mitigava un po' sta frase un po' troppo brutale e ci aggiungeva la parte finale: chi prega poco è in pericolo. Ma sicuramente se non preghiamo, la grazia di Dio non ce l'abbiamo. Se la grazia di Dio non ce l'abbiamo, santi non ci diventiamo. Se santi non ci diventiamo, in paradiso non ci andiamo, perché in paradiso ci stanno i santi e le sante di Dio, che insieme agli angeli godono di lui e cantano la sua gloria. Ecco, ci aiuti il Signore a comprendere l'importanza della preghiera nella vita interiore. Voi sapete che la Madonna dovunque appare, in qualunque parte del mondo, se c'è una cosa che dice sempre, e un'anima mariana si riconosce subito da questo, è: pregate, 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 imparate a pregare e riscoprite il valore e l'importanza della preghiera, perché senza quella la grazia non si arriva e un rapporto vero, intimo e profondo con Dio non si può avere. Siano lodati Gesù e Maria.